Mio padre era una persona buona, che credeva in una bontà di spirito che esula dalla morale. Era uomo e poeta. Se lui aveva bisogno di qualche cosa, proprio di terreno concreto, lui lo dipingeva e quello arrivava. I suoi quadri sono pieni, raccontano storie, ogni piccolo dettaglio racconta una storia, sono piene di ombre, facce, tante, tante, tante facce. Forse sono facce che lui cercava per capire meglio chi era. Per noi nipoti era lo stregone di famiglia, un uomo che aveva mille e uno risposte su qualsiasi concetto nella vita e che aveva anche, era sempre contornato da un'aurea di streghe e stregoni. Credeva che l'arte andava vissuto, non chiuso in stanze o musei solo per certe persone. Sandro era un portale. Chi si confrontava con lui o parlava con lui doveva lasciare questo mondo così terreno nel senso, un mondo abituato a percorrere dei certi codici. In lui codici non c'erano, perché lui era un uomo libero.